Buonasera, benvenuti a Internotto, eccoci pronti, lo so, vi siamo mancati. Vabbè, una settimanella di Covid me la sono fatta anche io, però sono felice di essere tornata qui insieme ai miei cari condomini, Luca Pompei, Tiziana Di Tonno. Oh, ciao, ragazzi. Ciao Paola, ciao. Ma che ciao. Le mascherine? No, posso dire... Ma sono io. Ciao Paola. Ma sono bene? Io, ma venite qua. No, No, il mio Green Pass, ecco il mio Green Pass. Allora ragazzi, terza dose, ho fatto anche il Covid, ho i superpoteri, è inutile che vi... Adesso anzi, ci possiamo proprio abbracciare, piuttosto voi non l'avete ancora preso. Vabbè, noi quando ci siamo lasciati 2 settimane fa, che cosa abbiamo detto? Non è sicuro di questi tempi darsi appuntamento alla settimana prossima, nel caso ci sostituiranno Lino Lallone, Galvano Coppa, Andrea Di Fabio. Sono andati in vacanza alle Maldive. Ma guarda. Oh, gli hai dato l'occasione di riposarsi una settimana a Wanda. Tutta vita, eh? Tutta vita. Però li vedi belli in forma, sono tornati, se era entrata erano un po' dispiaciuti. Adesso il sorriso esce fuori dalla mascherina. Già ti sei negativizzata. Ma hai visto il sorriso fuori dalla mascherina? Ma guarda, se ci adorano, e non solo loro. Non solo loro, perché ci adorano? Perché ogni settimana noi portiamo nelle case degli abruzzesi, non solo, perché attraverso rete8.it in streaming siamo seguiti davvero ovunque, portiamo personalità non sempre stranote, ma certamente di spessore, eccellenze, insomma ce le andiamo un pochino a scovare, e poi certezze che anche in questa puntata non mancano. Dai, spariamo subito i nomi, chi sarà con noi? Dacia Maraini, chapeau, la signora della letteratura italiana, una storia di vita straordinaria da raccontare a tutti noi e siamo davvero curiosi di ascoltarla. E poi nella seconda parte, compositore, musicista, direttore d'orchestra, scrittore, autore. Sto parlando di Antonio Cericola, abruzzese. Eccellenza abruzzese, ma di caratura internazionale. Insomma, si va a parlare davvero con grandi personalità, ma non solo, perché si sorriderà anche molto, lo sapete, con le gag di Tiziana Di Tonno e con quelle in apertura di Luca Pompei. L'editoriale. Sì, una volta era l'editoriale, adesso proprio... Com'è che l'avevano chiamato anche il redazionale? Redazionale. Allora, lasciamolo al suo redazionale, che dico? No, scusaci se ci odierà, ci è uscita un po' di larità. No, basta che te ne vai. Però... andiamo, ci ha cacciato. No, vabbè, eccola qua. Com'è stato questa mattina uscire di casa e vedere per la strada bocche, denti e nasi? E sì, signori, perché da oggi, lo sapete tutti, la santa mascherina si può anche tenere da parte all'aperto. E insomma, oddio, è abbastanza grottesco il fatto che ci fanno togliere le mascherine sotto carnevale, però battute a parte, non so voi, ma a me questa cosa mi mette proprio di buon umore. L'inverno volge al termine, il periodo nero delle influenze ormai è alle nostre spalle, ma al di là di queste considerazioni scontate, insomma, io vorrei andare oltre. Come sapete, le mascherine all'aperto non sono più obbligatorie, i reparti di terapia intensiva si stanno svuotando, i contagi scendono, pensate, nell'ultima settimana del 40%, e se va tutto bene entro la fine di marzo finalmente cesserà questa benedetta emergenza sanitaria. Lo possiamo dire che siamo stati bravi? Sì, siamo stati bravi, ma soprattutto possiamo dire che la corsa contro il tempo nella ricerca, nella sperimentazione e somministrazione del vaccino l'abbiamo vinta alla grande, nemmeno fossimo tutti Marcel Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo. Sì, va bene, c'è ancora qualcuno che ama sparare balle sul siero sperimentale, sul disegno universale dei colossi farmaceutici, vabbè. Alcuni di questi pare che con i soldi raccolti per promuovere menzogne abbiano acquistato proprietà immobiliari, ma va bene così, al di là di questo altro non sono riusciti ad ottenere. Il circuito vaccinale si sta concludendo e in autunno il Covid sarà
questo dicono gli esperti, poco più che una banale influenza. Ed è questo, ancor di più delle mascherine finalmente in tasca e del gusto di ammirare sorrisi a 32 denti, è questo che mi fa stare così di buon umore. E siamo qui, lo abbiamo annunciato all'inizio della puntata, ma qualora vi siate collegati soltanto adesso, noi giochiamo spesso a presentarvi con grande orgoglio illustri ospiti, ma oggi lasciatemi dire che sono un pochino più coinvolta, emotivamente emozionata, mi piace uscire allo scoperto perché sto per dare il buonasera e il benvenuto a Interno 8 a Dacia Maraini. Benvenuta! Buonasera, grazie, buonasera. Sono veramente onorata e le confesso anche una cosa. Ho approcciato un po' la sua biografia e me ne sono sentita sopraffatta, perché la sua storia, i suoi tanti romanzi, le sue opere, saggi, poetiche, insomma i riconoscimenti, le onorificenze, mi è sembrato di leggere tante vite insieme. Lei è consapevole di aver avuto una vita così intensa? Ma sì, ci penso poco al passato, io sono per natura proiettata verso il futuro, naturalmente adesso il futuro mio sarà più breve, ma insomma però penso sempre in termini di futuro. E questo è già indice di una visione, perché poi per arrivare ad essere scrittori alla sua altezza, un po' visionari, bisogna esserlo, no? Esattamente, esattamente. Io davanti alla sua biografia, torno a quella mia, a quel mio sentirmi sopraffatta, mi son detta, beh, da qualche parte devo però cominciare a entrare, no? Per entrare così in conversazione con Dacia Maraini. E allora ho deciso di partire dai luoghi. E questi luoghi sono tanti, ma i più significativi, mi corregga se sbaglio, mi sembra siano Firenze, Roma, Palermo, Tokyo, l'Abruzzo. Ma lei dove si sente a casa? Ma io mi sento un po' partecipe e con radici plurime, perché effettivamente un po' giapponese, per esempio, lo sono, perché io ho passato 8 anni della mia infanzia in Giappone, dove per esempio le favole, i riti, le tradizioni culinarie erano tutte giapponesi, io parlavo il dialetto di Kyoto. E quindi qualcosa è rimasto. Poi sono stata in Sicilia altri 10 anni e anche lì certamente fa parte delle mie radici e alcune abitudini, alcune mentalità, alcune tradizioni, alcune esperienze vengono dalla Sicilia. Poi c'è Firenze, dove sono nata, dove ho abitato meno, perché ho abitato solo 3 anni, però insomma anche Firenze c'è, perché poi mio padre stava a Firenze, quindi io spesso andavo a trovarlo. E poi c'è Roma, dove abito tuttora. E poi ho citato anche l'Abruzzo. L'Abruzzo, certamente, perché effettivamente questa è una cosa recente, di 20 anni. È da 20 anni che ho una casa a Pescasseroli, a 1200 metri di altezza, dentro il Parco Nazionale d'Abruzzo. È un posto bellissimo, un paesino dove mi sento a mio agio, ormai sono diventata cittadina, certo. Ci sto molto e ci lavoro benissimo e lì sì, ecco, mi sento anche un po' abruzzese, l'ho dimenticata perché l'ultima è quella che mi appartiene adesso. E questo ci onora e ci fa davvero molto piacere, fortunato che la incontra per Pescasseroli, magari è un motivo in più per frequentare quelle zone, soprattutto d'estate, perché mi sembra di capire che sia un suo luogo di villeggiatura, se vogliamo definirlo così. No, veramente è il luogo di lavoro. Perché di lavoro, certo. Perché quando io voglio veramente concentrarmi nel silenzio, nella pace, vicino ai boschi, tranquillità assoluta, io vado a Pescasseroli, quindi non è il luogo di villeggiatura, ma diciamo che è il luogo di lavoro, ma anche, cioè, naturalmente cerco di mettere insieme il lavoro con le passeggiate, e lo stare lì, le amicizie, gli affetti che ho a Pescasseroli. Ma i luoghi in generale nella sua vita professionale sono stati elemento di ispirazione per lei?
Sì, molto, sì, molto, perché ho scritto parecchie cose, ma su Pescasseroli e comunque sull'Abruzzo ho scritto proprio un romanzo che si chiama Colomba, sì, che proprio si svolge lì, quei boschi. E poi altri testi, adesso sto scrivendo una cosa che riguarda la mia esperienza giapponese, e poi ho scritto sulla Sicilia, beh, per esempio Maria Nauclia e Bagheria si svolgono in Sicilia, quindi sì, i luoghi hanno una loro importanza. E a proposito di luoghi, in questo caso certamente più di simboli che rappresentano, se io le dico Repubblica di Salò, cosa le si smuove dentro? Mi si smuove che per me è stata una parola magica di maledizione, perché i miei genitori, non avendo voluto firmare l'adesione alla Repubblica di Salò, noi siamo stati presi e portati in campo di concentramento in Giappone, a Nagoya, proprio legati alla Repubblica di Salò, cioè nel senso che per noi la Repubblica di Salò è stata una ragione di prigionia, proprio perché non abbiamo, ma non per ragioni politiche, perché i miei genitori non erano politicizzati, ma non odiavano il razzismo. D'altronde mio padre è antropologo, sarebbe certo stato strano che fosse razzista. Comunque loro per antirazzismo erano antifascisti, antinazisti, e quando loro, il Giappone, ha fatto un patto con la Germania e con l'Italia, hanno chiesto a tutti gli italiani che stavano in Giappone di firmare l'adesione alla Repubblica di Salò. Loro hanno detto di no e loro immediatamente hanno detto: voi siete traditori della patria, e ci hanno chiuso il campo di concentramento, che è durato 2 anni, quindi non poco, fino alla fine della guerra. Quanti anni aveva lei? Morire di... Io avevo 6, dai 6 ho compiuto i 7 anni lì, quindi fino ai 9 anni, dai 7 ai 9 anni. Immagino che ci siano ricordi indelebili, che poi tra l'altro lei ha narrato anche in Mangiami pure del 78, che è proprio un libro nel quale racconta queste atroci privazioni e sofferenze di quegli anni. Insomma, sì, attraverso i libri lei ha dato molto, anche sfogo probabilmente, sono stati terapeutici per lei? Sì, molto. Per me, guardi, io ho anche sofferto di depressione. Quando è morta mia madre, sono entrata in crisi, ho avuto una depressione molto forte. Ebbene, ho provato ad andare da una psicanalista, ma non mi ha cambiato niente, non mi ha aiutato, per cui ho deciso di andare avanti per conto mio. Ho preso delle medicine, però quello che mi ha fatto guarire è stata la scrittura. La scrittura mi ha aiutato, parlando di me, del mio passato, dei miei dolori, anche appunto la perdita della madre, la perdita di mia sorella, la perdita del mio compagno. La scrittura mi ha aiutato a uscirne. Ma lei rilegge mai i suoi libri? Poco, qualche volta sono costretta, quando mi... Aspetta che c'è un telefono. Sì, non si preoccupi, può silenziarlo tranquillamente in diretta, non si preoccupi. No, dicevo sono costretta a leggere libri, a rileggere i miei libri quando i traduttori, no? Sì. Chiedono, per esempio, lei cosa voleva dire questo, quella pagina? E allora io sono costretta ad andare a rileggere. Però non amo rileggere. Quindi lo fa per lavoro, non per sentimento, diciamo così? Proprio così. Ecco. E però quello che mi ha colpito molto nel leggere la sua carriera professionale è che i riconoscimenti sono arrivati praticamente da subito, dal secondo libro. Quindi c'è stata un'immediata comprensione della sua capacità di scrittura. Questo è quasi scontato dirlo, ma è bello sentirlo raccontare da lei. Le ha facilitato la carriera questa comprensione da parte di chi la legge? Sì, devo dire che già al primo libro ho avuto una risposta dei lettori che è stata subito molto, molto calorosa, e questo per fortuna mi ha aiutato, naturalmente, mi ha aiutato a sentirmi più sicura, anche se insomma ci ho messo del tempo a essere presa sul serio da parte, diciamo così, in generale del mondo letterario, della critica. Sono stati più i lettori ma questo succede spesso, soprattutto alle donne, no? Perché sì,
Le donne fanno fatica a essere stimate. Io dico sempre che faccio una distinzione fra la stima e l'ammirazione. L'ammirazione riguarda anche la persona, l'aspetto fisico, tante cose. Le donne spesso sono ammirate, ma la stima riguarda la professionalità. Certo. E quindi le donne hanno avuto sempre molta difficoltà perché erano escluse dalle professioni, no? Sì. E quindi la stima per loro era difficilissima da raggiungere perché era legata alla professione. E quindi le donne hanno sempre desiderato essere stimate, cioè apprezzate nella loro professione, cioè nella loro creatività. E anch'io ci ho faticato, anche se appunto avevo un apprezzamento popolare, ma molto difficile invece dal punto di vista del mondo letterario. Poi è arrivato, ma è arrivato dopo un po' di tempo. È arrivato perché se l'è conquistato e sudato. Lei tra l'altro è una donna, diciamolo apertamente, molto coraggiosa, che non è stata seduta davanti a una macchina da scrivere semplicemente a raccontare per il piacere, anche per percorsi catartici, come dire, dicevamo prima, terapeutici, personali. No, lei si è data da fare, ha fondato riviste, teatri, insomma si è veramente buttata molto. E poi anche il cinema, per esempio, un altro tassello importante della sua vita, mi viene in mente di citare il romanzo del 72, Memorie di una ladra, da cui Monica Vitti ne ha ricavato uno dei suoi film più riusciti, e colgo l'occasione, visto che l'abbiamo persa da poco, di strapparle un ricordo personale della Vitti. Certo, mi fa piacere che lei mi dica questo, perché sono rimasta molto addolorata, perché veramente erano tanti anni che non la vedevo più, perché lei quando ha cominciato a star male si è chiusa, non ha più voluto vedere nessuno, né per lavoro né per... E infatti io dicevo, in un certo senso lei ha voluto preservare la sua, il ricordo della sua vitalità, no? E poi sì, come se fosse rimasta sempre giovane, perché non l'abbiamo vista invecchiare, pure morta a 90 anni, ma nessuno l'ha vista, perché non ci sono immagini di lei anziana. E in un certo senso è bello che sia così, però io appunto non l'ho potuta più vedere. Però c'è stato un periodo negli anni 70 che siamo state molto vicine. Abbiamo fatto un film insieme, nel senso che io ho partecipato alla sceneggiatura di un film preso dal mio libro, che era Teresa la ladra, preso dal mio libro, e quindi abbiamo lavorato. Poi lei era veramente una donna che partecipava ai progetti dei suoi film, anche se c'era un regista, c'erano degli sceneggiatori. Lei era lì presente e decideva le cose, e quindi è stato importante lavorare con lei. Aveva delle idee molto chiare, una donna intelligente, sensibile e molto pratica e esperta nel suo lavoro. Ecco, era una donna seria, cioè non è che interveniva per ragioni di vanità, interveniva certo, con delle idee molto precise sulla narrazione del film a cui lei avrebbe partecipato, e in questo senso era molto utile. E quindi abbiamo lavorato insieme, poi e quindi siamo diventate molto amiche. C'era un periodo in cui io la vedevo spessissimo, e andavamo fuori a cena, abbiamo fatto un viaggio a Siculiana in Sicilia per una vacanza, quella è stata una vera vacanza, e ci buttavamo a mare tutti i giorni, un mare meraviglioso, senza nessuno, pulito, veramente ho dei ricordi molto belli. Lei era una donna giocosa, sorridente, e infatti quando lei faceva i film di Antonioni noi la prendevamo un po' in giro, perché non le apparteneva quel personaggio, diciamo così, di angosciata esistenziale, no? che stava sempre con una pensosità così, e siccome però era una grande attrice, certo, lo sapeva. E lo dimostra questo. E lo dimostra. Però in realtà lei, nel suo intimo, nel suo carattere, era una donna che preferiva giocare e ridere. Ecco, infatti secondo me il meglio se l'ha dato con i film allegri. C'era anche dramma, perché anche nel film che ha fatto sul mio libro, sì, Teresa la ladra, in cui c'è appunto la storia di una ladra, una popolana che ladra per ragioni di necessità nel dopoguerra,
che però poveretta paga sempre di persona, perché andava sempre a finire in prigione, poveretta, entrava, usciva dalla prigione, ci sono tutti i suoi amori, eccetera. Ecco, però era una persona allegra, una persona giocosa, allegra, festosa, e questo le apparteneva, era proprio il suo carattere. Infatti io faccio fatica a pensarla morta, perché per me era una persona estremamente attiva, viva, vivace, e pensarla inerte non ci riesco. Stona un po', sì. E poi, come dice lei, probabilmente il fatto che non l'abbiamo vista più da 20 anni, perché nella sua ultima apparizione del 2002, questo ci rende ancora più difficile immaginarla in età anziana, proprio perché non ne abbiamo avuto mai testimonianza visiva, e quindi è bello però pensarla con quella energia che lei ci sta raccontando, perché è giusto probabilmente così. E mi viene da pensare proprio come il mondo dei libri poi incrocia con grande facilità quello delle altre arti, cioè scrivere un libro alla fine è un modo, nel suo caso quantomeno, per abbracciare tantissime realtà artistiche o presunte tali, come dire, però un libro non finisce con l'ultima pagina. Sì, questo è vero, ma guardi, soprattutto il cinema ha sempre avuto dei grandi rapporti con la letteratura. Certo, eh. Certo. Io mi ricordo che avevo fatto proprio una statistica, adesso non me la ricordo perché sono passati un po' di anni, però avevo scoperto che quasi il 60% dei film che si fanno, ma sto parlando di tutto il mondo, in America, dappertutto, vengono da libri. Quindi la letteratura ha un rapporto di parentela molto forte col cinema, e quindi effettivamente scrivere un libro vuol dire anche, beh, insomma, Marianna Ocria per esempio, il mio libro, parecchi miei libri sono diventati film, sì. Marianna Ocria l'ha fatto Faenza, anche lì un film molto bello, per dire, poi per esempio Piera degli Esposti ha fatto, certo, il film di Ferreri, e quindi il cinema spesso, diciamo, si nutre di letteratura. Non solo il cinema, perché direi che poi le parole fanno dei percorsi davvero molto, molto ampi. Lei tiene conto dei suoi romanzi? Sa quanti ne ha scritti? Tra romanzi, saggi, opere? Sì, sì, sì. Sa, i romanzi sono una quindicina, e poi ci sono i saggi, ci sono, insomma, però sono tanti anni che scrivo. È vero. Ma sì, poi ci sono appunto i saggi, le poesie, e poi c'è il teatro, a cui tengo molto, fra l'altro, perché il teatro mi piace molto, è una passione, però appunto, come dice lei, sono sempre parole, quindi non è che sia un lavoro completamente diverso, e sì, e passa attraverso i dialoghi, e non ci sono descrizioni, ma la parola è la prima cosa che conta in un romanzo, come conta in teatro. Certo, a proposito di teatro aggiungo soltanto che nel 73 ha cofondato proprio il Teatro della Maddalena, gestito e diretto da sole donne, e mi soffermerei su questo tema, ma purtroppo non ce n'è molto tempo. Io vorrei semplicemente aggiungere, oltre a chiederle tra poco a cosa sta lavorando adesso, perché prima ci accennava di un nuovo romanzo, ma non mi addentro nel suo mondo privato e intimo, perché è giusto che resti tale. Le chiedo soltanto se nella vita si è sentita amata. Sì, per fortuna sì, anche se penso che amare è quasi più importante di essere amati, però sì, ma non sono di quelle persone che amano quando non sono amate e viceversa, no? Io sono per l'amore reciproco, per l'amore condiviso, e devo dire che ho avuto degli amori bellissimi con uomini straordinari, veramente, sono stata fortunata perché ho trovato degli amori. Purtroppo forse sono stata sfortunata nel fatto che il mio ultimo compagno, che era un uomo di teatro, un uomo di musica, Giuseppe Moretti, è morto prima di me. Io pensavo, era più giovane di me, pensavo che me ne sarei andata prima io, invece purtroppo lui ha avuto la leucemia ed è morto a 47 anni, quindi giovane. Giovane sì, però molto bello quello che ha detto, che lei è portata per gli amori corrisposti, lo trovo molto sano
in un mondo in cui l'amore è spesso tossico, e quindi è un bel messaggio quello che ci lancia. E prima di salutarla, dunque, le chiedo a cosa sta lavorando adesso, se vuole condividere i dettagli con noi. Sì, sto lavorando a, voglio scrivere un, cioè lo sto scrivendo, quindi già quasi finito, sulla mia esperienza del campo di concentramento. È doloroso, infatti faccio fatica, però lo devo fare, perché ne ho parlato, come ha accennato anche lei, ma non entrando proprio nella vita quotidiana del campo e raccontando nei dettagli. L'ho accennato varie volte nei miei libri, ma non ho mai scritto veramente un libro completamente su questa esperienza, che è stata l'esperienza fondamentale della mia vita, l'esperienza terribile in cui sono stata lì per morire, però mi ha segnato e credo che sia bene raccontarlo. Assolutamente sì, mi stupisce che i dettagli siano ancora così vividi e presenti nella sua memoria. Eh sì, quando le cose colpiscono con tanta forza, perché insomma stare tra la vita e la morte è un'esperienza talmente forte e dolorosa che non si può, è come una ferita, ti lascia una traccia, magari non sanguina più, ma c'è proprio quella lo senti col tatto, vai lì e senti che c'è una ferita che ha lasciato una traccia. Certo, d'altronde i ricordi sono legati alle emozioni, e lì di emozioni certamente ne ha provate tante, purtroppo, perché non sono emozioni belle da ricordare, ma utili da raccontare, per cui facciamo il tifo per questo nuovo libro e lo leggeremo senz'altro. Io la ringrazio, spero di incontrarla a Pescasseroli a questo punto. Ma venga, molto volentieri. Io vado adesso per Pasqua, starò un mese, perché io vado lì, non vado per fine settimana. Mi piace, quando vado sto. Infatti sono stata 2 mesi adesso, d'inverno non sono stata 1 mese, d'estate ci sto 2 mesi, adesso per Pasqua starò 1 mese, quindi se lei viene... Volentieri, chiamerò Fiorella, che mi dà l'occasione per ringraziare, sì. Che è stata il nostro gancio, è stata preziosissima e gentilissima. Io ringrazio lei, ma soprattutto ringrazio, ecco, appunto lei, Dacia Maraini, per averci prestato, come dire, attenzione, e soprattutto per aver condiviso con noi tratti della sua vita. Grazie davvero. A lei per la sua gentilezza, grazie. Grazie, grazie ancora davvero, e adesso un tantinello di pubblicità e poi andiamo a parlare di scuola. Sì, ci colleghiamo con una dirigente scolastica che farà luce un po' su tutte le nuove normative. Altamente consigliato, state lì. Lo annunciavo prima della pubblicità che avremmo incontrato in collegamento una dirigente scolastica per parlare naturalmente di tutta la questione legata alle scuole, al Covid, ma entriamo nel merito. Mi sente? Buonasera. Buonasera, va bene anche preside, mia cara. Bene, allora preside, ci dica quali sono le novità in merito? Ecco, meglio, direttrice d'istituto, le spiace, tesoro? Ma no, si figuri. Allora, direttrice, siamo qui per sentire dalla sua voce le novità. Preferirei professoressa. Ecco, orsù, professoressa Liana spacca lavagne, è vero? Ecco, allora, va bene, professoressa Lelia. Ci aggiornerebbe per favore sulla normativa attuale rispetto all'emergenza Covid, ingressi a scuola, DAD, insomma altre novità, no? Perché in giro c'è un po' di confusione, tante informazioni, e sarebbe bello che proprio una addetta ai lavori ci facesse chiarezza in merito. Ma certo che sì, tesoro. Guardi, è più facile a dirsi che a farsi. Dunque, allo stato attuale la normativa odierna prevede che in caso di un contatto con positivo in classe, le lezioni si tengano mantenendo il distanziamento di 2 metri con mascherina FFP2. In caso di 2 positivi, metà classe va in DAD e metà in presenza. Con 3 positivi, 1/4 di classe in DAD, 2/3 in presenza, ma solo il martedì pomeriggio. Con 4 positivi, 6/5 di classe in presenza, ma a San Gabriele della Dolorata, e i restanti 7/11 distanziati di 8
800 metri, tra loro ma scalzi e scalzi, con 5 positivi in regalo un servizio di piatti, porcellana Capodimonte, firmato Tognana. Scusi, non ho capito gli ultimi passaggi, professoressa Lelia. Ecco, ecco, un attimo solo, signorina. Allora, però quello che le ho appena detto è stato superato testé dalla legge 475 di stamattina alle 9, che integra il DPCM 131 Mirafiori, con la legge menzionata in caso di maggioranza dell'uni positivi o negativi, ma indade il bidello però fino a maggio, mentre chi è nato a gennaio si alza in piedi. Con protezione FFP3 per pelli sensibili e metà classe in pensione anticipata con APE sociale e TFR al 70%, ma solo nei giorni pari. Diversamente, con tampone negativo dopo 5 giorni scatta l'autosorveglianza, ma con plenilunio a parte. E se invece un quarto di classe ha fatto il booster e 3/5 di scala reale, allora sì, e se solo seconda dose, super green pass rafforzato, e iniziamo con qualche antipastino caldo e freddo. E le che dice? E dico che forse c'è un po' di confusione, Lelia. Mi chiami Tamara. Ma non si chiamava Lelia? No, dico mi chiami Tamara, la mia colf, che non mi sento troppo bene. Ho bisogno di una tisana e qualche bacche di goji e anche un po' di Xanax. Oh mio Dio, ma si sta sentendo male. Chiamate Tamara. Tamara. Vabbè, Tamara. Lasciamo, Tamara. Finiamo il collegamento qui. Non ho parole, mi dispiace. Mi dispiace, mamma mia, che lavoro intenso. Grazie, grazie dirigente. Siamo più confusi di prima. Andiamo a parlare di emergenti, che è meglio, va. Per lo spazio emergenti oggi restiamo in Abruzzo e vi presentiamo Miriam Ricordi, pescarese, classe 90, cantautrice rock di lungo corso. Il suo approccio alla musica risale alle scuole medie con la band I The Shark, esperienza che la stimola ad andare avanti fino al conservatorio, dove si laurea con lode nel 2013, lo stesso anno in cui pubblica Stratega, il suo primo singolo. Miriam si esprime con la chitarra e le sue canzoni sono un connubio di romanticismo e carica. Chi la segue da anni lo sa, il suo legame con la musica è tenace e imprescindibile, perché è la sua più viva forma di espressione, che non conosce confini, tanto che Miriam ha girato l'Europa portandola con sé. Vincitrice del Postepay Crown Music, la cantautrice abruzzese ha finora pubblicato 2 dischi e dal secondo ha estratto il singolo Siamo sordi davvero, dove la seconda S è maiuscola ed è un omaggio ad Alberto Sordi, citato nella ben nota massima «Mando vai se la banana non ce l'hai». E la versione che vi offriamo, Miriam l'ha realizzata appositamente per voi. Ciao a tutti, qui Miriam Ricordi con Valerio, Matteo, Luca. Un saluto a tutte e tutti i telespettatori di Rete 8. Questo è Siamo sordi davvero. I doveri familiari mi devastano, come i sanitari che si usano all'estero. Sono qui a contare 1, 2, 3, mentre spero di fuggire via da te. Queste vite già precotte un po' mi allarmano, come tutti i miei coetanei che si accasano. Mi ricordano che un giorno morirò, nel frattempo me la spasso ancora un po'. Ma dove vai? Se la banana non ce l'hai, qui siamo sordi davvero. Urlare a qualche mistero fa eco sul serio, ma quando mai? Le condoglianze come stai? Hanno risposte sincere. Per bene di chiedo profene. Le famiglie arcobaleno mi spaventano. A un ricchione preferisco un figlio tossico. Sono qui a contare 4, 5, 6, aspettando di fuggire via con lei. I equilibri familiari mi devastano. Più dei clacson impazziti in mezzo al traffico. Come la sirena sull'ultima take, che hai suonato come non hai fatto mai. Ma dove vai? Se la banana non ce l'hai. Siamo sordi davvero, urlare qualche mistero fa eco sul serio, ma quando mai? Le condoglianze come stai? Hanno risposte sincere, sono frasi fatte per bene, di chiedo profene, dai 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 dai,
casa piena di ansie e ancora prendo il caffè. Adesso torno nel letto, così mi scordo di te. I consigli non richiesti un po' mi straziano. Nella coppia vince sempre il cuore insipido. 7, 8, 9, 10, ma che vuoi? L'importante è sempre farti i fatti tuoi. Ma dove vai? Se la banana non ce l'hai, qui siamo sordi davvero. Urlare qualche mistero fa eco sul serio. Ma quando mai? Le condoglianze come stai? Hanno risposte sincere. Sono frasi fatte per bene, di che sopra bene. È compositore e direttore d'orchestra. Nato nel 1970 ad Atessa, in provincia di Chieti. Inizia gli studi musicali parallelamente a quelli classici, conseguendo presso l'Accademia di Santa Cecilia e l'Accademia delle Arti di Roma i diploma di pianoforte, didattica pianistica, composizione, analisi musicale, direzione di coro e direzione d'orchestra. Studia psicologia applicata alla musica, contrappunto e composizione. Composizione per musica da film con Ennio Morricone, Luis Bacalov, Miceli, direzione d'orchestra con il maestro Donato Renzetti. Collabora con istituzioni di prestigio e con artisti tra i più validi del panorama internazionale. La sua carriera artistica brilla di importanti successi e riconoscimenti in tutto il mondo. Segni particolari. Le sue composizioni sono uniche e ascoltate da tutte le età. E poi, non smetteresti mai di ascoltarlo. A Interno 8, Antonio Cericola, benvenuto, buonasera. Benvenuto, buonasera maestro. A voi. Benvenuto maestro. Allora, grazie. Grazie a te, ti do del tu perché... Perché insomma, sono vecchio. No, guarda, abbiamo quasi la stessa età, quindi non ti permettere. Va bene. Ci diamo del tu perché ci è venuto spontaneo farlo a telecamere spente, dunque lo facciamo anche a telecamere accese. Io sono molto contenta di poter condividere la tua presenza con i telespettatori di Rete 8 e nello specifico di Interno 8. Perché? Perché sei un maestro dalle grandi qualità, da un curriculum invidiabile e da un potenziale direi elevatissimo che ci rende fieri in quanto condividiamo lo stesso sangue abruzzese. Ma detto questo, caro Antonio, mi piacerebbe anche che tu stesso usassi queste telecamere per farci conoscere meglio chi sei. Allora io partirei, visto che il curriculum, così come lo ha sciorinato molto bene la nostra Tiziana Di Tonno, parla già abbondantemente di te. Qual è il punto di tutto ciò che hai ascoltato che ti va di accentuare? I punti sono molteplici. Potremmo considerarli da un punto di vista didattico, da un punto di vista della formazione dei giovani e anche dei meno giovani, in quanto è stata fondata da diversi anni un'accademia che porta il mio nome, l'Accademia delle Arti di Pescara, che si occupa a 360 gradi della formazione artistica e culturale sia dei bambini, sia degli adolescenti e sia delle persone più mature, anche degli adulti. Facciamo musica, teatro, danza e coniughiamo tutto quello che ruota intorno al mondo della cultura e dello spettacolo. Quello che mi piace molto è proprio questo non mettere limiti all'età. Da che età si può iniziare ad avvicinarsi alla musica in maniera consapevole, Antonio? In realtà l'età è relativa dal momento del concepimento, in quanto il sottoscritto è stato invitato anche dalla RAI e dal MOIGE, dal Movimento Italiano Genitori,
a comporre opere per mamme in gravidanza, in dolce attesa. Sono concerti sinfonici che ho diretto con la mia musica e ultimamente stiamo attivando in Accademia dei corsi da 0 a 3 anni che riguardano la formazione del bambino in tenerissima età. Sto per brevettare un sistema internazionale con il mio nome, in quanto tantissimi libri che ho pubblicato, se ne trovano oltre 150 su Amazon, riguardano anche la formazione dei bimbi in questa tenerissima età e vengono già adottati e distribuiti in tutto il mondo questi libri. Quindi insomma non ci sono limiti, da quando si è dentro la pancia la musica fa parte del nostro, può far parte del nostro mondo. I concerti a cui ti riferivi prima sono il concerto per la vita che ascolta. Esatto. E già questo titolo ci racconta questo insomma questo campo di tuo interesse, ed è molto bello che tu metta al servizio le tue competenze con i bambini, perché non credo sia molto facile. Assolutamente no. Tutte le mie opere prevedono la presenza di voci bianche o di bambini. Questo non significa opera puerile o infantile, perché altrimenti diremmo che anche i Carmina Burana oppure la Bohème di Puccini sia un'opera infantile. No, prevede anche le voci bianche, che chi ha studiato sa benissimo di cosa parliamo, e le voci bianche sono incluse nei più grandi repertori dei più grandi compositori del mondo, ma non solo di musica, ma anche di coreografie, anche di teatro e di danza. Quindi ben venga l'arte a 360 gradi, perché questo è il metodo giusto per coniugarla. Ma tu sei stato un bambino che ha avuto questa... diciamo questo dono di potersi avvicinare alla musica, o l'hai incontrata un po' più in là? In realtà io ho iniziato tardi a studiare musica e facevo tutto per istinto quando ero bambino. Suonavo il proprium e ordinarium missae a memoria in latino, perché facevo il chierichetto, per cui la mia formazione musicale era per imitazione di quello che sentivo in chiesa. Una volta si cantava e si suonava in latino, con libri appropriati, con sacerdoti che sapevano a memoria le parti della messa, sia quelle dell'ordinarium che del proprium, per cui la mia educazione musicale è iniziata per assimilazione di questo repertorio liturgico, e suonavo praticamente tutto a orecchio senza saper leggere neanche una nota. E poi ho iniziato ho studiato all'età di 13 anni bruciando le tappe e facendo gli esami in conservatorio a Santa Cecilia, e mi diplomai con il minimo dell'età, con il massimo dei voti. E poi ho conseguito una decina di diplomi e di lauree che mi hanno portato ad avere una formazione esaustiva, anche se la mia preparazione è fondamentalmente da autodidatta. Ci sono stati anni della mia vita che li ho impiegati per avere delle conferme, quindi sono andato a caccia dei più grandi artisti del mondo con i quali mi sono confrontato e dai quali ho ricevuto conferme del mio operato. Quindi ho avuto la fortuna di lavorare, di collaborare con premi Nobel, con David Di Donatello, con scienziati, con i più grandi artisti del panorama mondiale. E quando ero giovane questo per me era una conferma di quello che stavo facendo. Certo. Le conferme si hanno dai grandi, certo, non da quello che pensa la gente. Necessariamente. Però sì. No, mi affascina tantissimo tutto questo, anche perché penso al talento, ognuno di noi nasce con un talento. Quando poi questo talento diventa una sorta di eccellenza, come si riesce a gestirlo? Io che sono un ansioso di natura, però rispetto a questa grande ricchezza che si ha, si sente un po' la responsabilità, il peso, non so cosa. Il privilegio di aver ricevuto un dono anche forse, no?
Io sono molto credente, per cui la parola giusta è dono, è un dono, e non deve essere sprecato. Robert De Niro disse in uno dei suoi film: non c'è più cosa triste del talento sprecato. Quindi un buon educatore deve essere in grado di intuire il talento e la potenzialità per farla divenire atto, come diceva Aristotele. Sì. Quindi è un compito molto gravoso, perché si ha a che fare con la vita di persone, di bambini e anche di anziani, di adulti. Quindi io ho avuto la fortuna di avere nella mia accademia anche novantenni che sono venuti per esaudire il loro desiderio di suonare prima di morire. Che meraviglia! E che bel messaggio che stai dando. Esatto. Meraviglioso. Ma quando questo talento è nascosto e non si riesce a farlo emergere, penso ai tanti alunni con i quali hai avuto a che fare, come si può fare in questo senso? Il problema è la società e il messaggio errato che deriva dai social, che deriva dalla TV, che è un mondo finto, assolutamente e unicamente finto. Grazie. Purtroppo è così. Scherzo, no, no, ma... Purtroppo è così. E io ho fatto tante cose, anche per gli stadi, per la TV, per dischi, per DVD, trasmessi e pubblicati ovunque nel mondo. È tutto finto quello che si vede. Quindi... Cos'è vero, Antonio? È vero quello che non viene manipolato da un punto di vista del taglia, cuci, copia, incolla e i filtri con i mixer, con i computer e tutto quanto oggi la tecnologia mette a disposizione. Un artista lo si ascolta senza microfono, con uno strumento acustico e senza trucchi. Senza inganni, che meraviglia. Però, insomma, Antonio, tu... hai veramente sperimentato, ti sei sperimentato in tanti generi, in tanti mondi, dicevi che hai fatto tanti dischi, ma hai collaborato, io vedo una lista lunga di artisti anche nell'ambito pop, Renato Zero, Laura Pausini, Ron, Biagio Antonacci, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Claudio Baglioni, poi cito Andrea Bocelli, ma lì è un altro mondo, anche Bocelli, se il pure, un po' sì. Pop. Insomma, quello che mi interessa è capire quanto ti dà questo mondo, quanto lo fai perché mestiere, quanto ti affascina, se c'è una parte di te che allora, si piega volentieri al pop. La parte del pop non è la parte che io prediligo, ma questo è un motivo di scelta, perché nel momento in cui posso esercitare altri generi, la vita è una, per cui preferisco dedicarmi a quello che mi gratifica maggiormente, ma ho avuto a che fare anche io con mostri sacri della storia del jazz, come il pianista Larry Willis, quando venne in Italia fece il concerto con la mia orchestra privata. E io fui il direttore, lui l'interprete, il solista, siamo diventati amici, ma parliamo del 2003, mi pare. E quindi ho avuto a che fare anche con la danza, e il balletto contemporaneo, il balletto moderno. Ho avuto Robert North, che è il più grande coreografo oggi al mondo, che ha messo in scena, coreografando il mio Dedalo, e con Baglioni pure abbiamo avuto il Tommasini, il coreografo che oggi è famoso in TV, diciamo così. Sì. Oltre ad altre scenografie, con Pepi Borgia, che era il mago delle luci, eravamo amici. Faccio il suo nome, lo ricordo. Pepi Borgia, ho fatto tante cose con lui. Abbiamo fatto il festival di Amandola, la terra delle Sibille, con le fontane danzanti, con la mia musica, con i suoi disegni insomma, di luce. Ma le soddisfazioni te le sei tolte, mi sembra di capire. Grazie che a Dio. Tu sia stato compreso nel tuo talento. Dai grandi. Hai detto niente. Dai più grandi. È ciò che fortuna. Conta, però direi anche che
Le istituzioni anche si sono accorte di te, perché sei stato presente in tantissimi momenti istituzionali a rappresentare proprio l'Italia. Ho rappresentato l'Italia tante volte, sia per l'arte, sia per la cultura. Alle Olimpiadi di Atene abbiamo fatto la mia opera Pinocchio in cartellone con Pavarotti, eravamo anche amici, con la London Symphony, con la Filarmonica di Vienna, Filarmonica di Berlino, giusto per fare qualche nome. E poi ho rappresentato l'Italia quindi per l'arte, per la cultura, in Mondovisione e anche in altre occasioni, perché nel Parlamento Europeo della Musica a Brixen io fui presidente della commissione per l'arte e la cultura per fare i disegni di legge al Parlamento Europeo per quanto riguarda proprio le discipline artistiche e culturali. E, se il Covid non avesse impedito, avremmo fatto al Festival dei Mondi a Mosca la mia opera per rappresentare l'Europa, quindi l'avremmo fatta il 21 maggio di 2 anni fa. Purtroppo è andata così. Purtroppo, vabbè, si recupereranno altri grandi eventi che certamente ti vedranno protagonista. E poi quello che mi ha colpito molto nella tua biografia è che tu sei anche prolifico di libri per voce. Io qui te li lascio spiegare a te, perché ho timore di fare torto alla bontà delle tue proposte, perché non ho strumenti adatti per esprimerli nel migliore dei modi, per cui li lascio narrare a te. Quasi 150 libri, Antonio. Attualmente in commercio disponibili sono circa 150 e si trovano tutti su Amazon, perché è la distribuzione più capillare al mondo. Sì. Quindi digitando il mio nome su Amazon si manifesteranno tutti questi libri. Hanno un reparto a parte Amazon. Sì, mi hanno creato la pagina autore, digitando pure il mio nome su Google escono tutti questi libri. Sono concepiti per tutti gli strumenti, perché da compositore io non li tralascio, quindi abbiamo dal flauto all'oboe al clarinetto, fagotto, tromba, trombone, corno, batteria, chitarra, basso, violini, viole, violoncelli, contrabbassi, pianoforte, coro, voce solista, tutto quello che rientra nell'ambito musicale. Poi c'è anche l'ambito poetico, perché di tante opere che io ho scritto per i bambini, da Cappuccetto Rosso al Gatto con gli Stivali, Hansel e Gretel, Alice nel Paese delle Meraviglie, tutte queste opere riguardano la vocalità e riguardano anche l'aspetto scenico, perché vanno in scena come opere vere e proprie. E ho scritto anche le più belle romanze di D'Annunzio e nella storia della musica, in quanto la fortuna che la mia produzione è già acquisita dall'Enciclopedia della Storia della Musica, sono il compositore più prolifero su Gabriele D'Annunzio, tant'è vero che questa tematica è oggetto di molte tesi sia universitarie sia nei conservatori, che su D'Annunzio Cericola, perché anche la produzione fatta da altri compositori è inferiore rispetto a quello che io ho realizzato con D'Annunzio. Ti posso chiedere, Antonio, alla luce di un curriculum così veramente quasi leggendario, hai scelto di rimanere in Abruzzo? Hai avuto tentazioni ad andare fuori e lasciare questa terra? Quant'ero ragazzino avrei valutato Roma. Poi mi sono reso conto che spendere la propria vita ad aspettare il colore di un semaforo non è il miglior modo di viverla. Quindi hai scelto per la qualità della vita. In Abruzzo, in particolare a Pescara, si vive divinamente, secondo il mio modesto parere. Confermiamo. Abbiamo tutto. Il superfluo si può cercare anche altrove. E poi, insomma, la musica fa viaggiare, per cui non serve. Amo l'Abruzzo e preferisco stare qui. Io almeno per adesso. Ho due tuoi libri, di questi 150 ne abbiamo un paio qui, voglio mostrare, ecco, non ci soffermiamo naturalmente nello specifico, giusto una parola su ciascuno.
Sono dei libri, La Passio et Resurrectio Domini Nostri, un mio oratorio sacro di Pasqua. È uscita questa edizione per coro, voci, voci recitanti, voci soliste e pianoforte, quello che viene chiamato tecnicamente spartito, che differisce dalla partitura perché nella partitura ci sono tutti gli strumenti dell'orchestra. Invece lo spartito si usa fondamentalmente a scopo didattico per far studiare i coristi, le voci recitanti, i bambini, le voci bianche e quant'altro. Quest'opera l'ho scritta tantissimi anni fa e adesso è un po' classico. Sì, e adesso è uscito fuori questo sunto di riduzione pianistica, come suol dirsi, per voce e pianoforte. E musica mea invece sono composizioni per pianoforte e orchestra, ed è uno degli ultimi lavori per un classico concepiti. E tra i più recenti, giusto, sì. Per dare così un assaggio anche estetico, visivo di questi libri. Antonio, cosa stai lavorando adesso? Ho parlato proprio qualche ora fa con una organizzatrice della Russia per riprendere la mia opera a Mosca, in quanto io sono stato presidente di commissione in Russia per i concorsi internazionali col Conservatorio di Mosca e di San Pietroburgo e di Tula. Questo prima del Covid, per cui molti di questi ragazzi sono venuti nella produzione di Pinocchio, una delle mie opere, che abbiamo, prima del Covid, abbiamo messo in scena al Teatro di Palermo e al Teatro Antico di Taormina. Sono venuti dalla Russia i bambini che ordinariamente lì tutti leggono la musica e tutti suonano, indistintamente, tutti. Sì. Quindi sono venuti i figli dei rappresentanti del Conservatorio di Mosca, di San Pietroburgo e di Tula e sono venuti a cantare nelle voci bianche della mia opera Pinocchio che abbiamo recentemente allestito a Palermo e a Taormina. Ma dopo tutto questo ci sono dei terreni che Antonio Ciricola vorrebbe ancora esplorare? Sono tanti anni che i genitori mi chiedono di aprire una scuola paritaria col mio nome e con la mia metodologia didattica e artistica, quindi credo che sia giunto il momento di farlo, trovando le equipollenze anche giuridiche per garantire che questa formazione sia del tutto equipollente a quella che ufficialmente viene sancita negli ordini pubblici delle scuole, con la differenza che i bambini verrebbero educati da 0 a 3 anni in un percorso sempre consono alle arti e poi per tutto il percorso di formazione artistica e culturale questo elemento diventerebbe il comune denominatore in questi anni di studio, cioè l'arte, che l'arte trascende la cultura, per cui la cultura è condicio sine qua non, poi c'è l'arte. Certo. Poi c'è Dio per chi ci crede. Antonio, ci stiamo per salutare, ma ce lo dici anche a bassa voce, anche internos, cosa ti ha tolto la musica? Niente. Niente, con convinzione. Certo. Non sarei Antonio Ciricola se non avessi coltivato quello che ho fatto e se non avessi studiato quello che ho fatto. E noi siamo contenti di quello che è Antonio Ciricola e soprattutto che ci abbia dedicato il suo tempo questa sera. Grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie maestro. E adesso andiamo verso i saluti. Questa puntata va scemandomi. A proposito, io mi sono impappinata perché quando penso a loro, perché scemando mi ha fatto pensare. Lucone, grazie. Raggiungiamo Tiziana per i saluti. Eccoci qui, scusatemi, ho fatto quel gioco di scemare, ma non era, pensavo scemi. Ma non volete, ma no. Non pensavo scemi. No. Ma io non sono nulla, in confronto, io non sono nulla. Io mamma sono mia ragazzi, nulla. Siamo proprio impalliditi. Non siamo nulla in questo eccellenze mondo. Abruzzesi, Abruzzo, non so se, ma diciamo italiane, ma diciamo mondiali nel senso che comunque questi confini, basta, togliamoli, siamo tutti figli di questa terra, di questo
questo mondo, e con questa massima direi che possiamo andare. Ormai l'ho dette tutte. Chiudiamo. Siamo una Sara Ginesca. Ci mancava un tocco di leggerezza. È vero. Albano, chiudi? Chiudi? Allora, ragazzi, è veramente arrivata la fine di questa puntata. Io personalmente appuntamento a venerdì prossimo ve lo posso dare. Loro non lo so. Ma il booster. Il Covid mi ha lasciato un sadismo non da poco. Io ho il booster. Ah, vero? Tu che amica, vero? Ammazza! Ma si scherza! Riavvolgete il nastro, vedete come mi avete accolto in questa puntata, se non mi avete provocata. Ma scherzi a parte, ragazzi, grazie per averci seguito. Ragazzi, tutti ci mettiamo dentro, cioè, non solo i ragazzi. Ma siamo tutti ragazzi. Siamo tutti ragazzi, in questa dei terra. 0 ai 99, 100 terra. Vabbè, ragazzi, ragazzi. Grazie a Lino Lallone in regia, grazie a Galvano Coppa, Andrea Di Fabio, grazie a tutta la squadra di Interno 8, grazie alla rete, sempre e comunque, grazie a Tiziana Di Tonno, a Luca Pompei, grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento è quando? È venerdì prossimo. Dove? Noi siamo qui, eh? Qui. Io e qui Luca dove? Saremo comunque nel condominio qui. Di Rete 8. Citofonare Interno 8. A venerdì, ciao, e grazie da Ciamaraini, Antonio Cericola, grazie, ciao.